Mercoledì 4 aprile in primo piano nei TG alle News, la cronaca, telefonate con cellulari rubati, 10 denunce tra Piacenza e Cremona, denunce per ricettazione perché sono spariti da un grande magazzino della logistica alcuni telefoni smartphone preziosi e costosi. Seguendo le celle telefoniche delle telefonate, gli investigatori sono riusciti a risalire a chi stava effettuando materialmente queste telefonate, dunque loro sono stati denunciati. C'è da capire però chi è stato l'autore materiale di questi furti. A proposito di cronaca, andiamo in tribunale, accuse pesantissime nei confronti di un settantenne che è stato rinviato a giudizio. Violenza sessuale e maltrattamenti nei confronti della moglie sarebbero durati per tanti anni e dunque per lui, dopo l'arresto, ora anche il processo. Piacenza, parliamo in questo caso di agricoltura, ha un primato in qualche modo internazionale perché il primo agricoltore che ha sfruttato il sistema agrovoltaico è proprio di Piacenza, si chiama Giovanni Zangrandi. In cosa consiste? Consiste nel posare i pannelli fotovoltaici ma ad un'altezza che consenta appunto di coltivare anche i campi sottostanti. Pare che i benefici siano numerosi e dunque Piacenza in qualche modo capofila ha presentato questa mattina il progetto e il suo sviluppo all'Università Cattolica. Parliamo ancora in questo caso di alberi perché a Bettola e a Caorso sono arrivati dei provvedimenti del comune. A Caorso tagliati gli alberi dove dovrà essere costruita la nuova palestra delle scuole, mentre a Bettola i pioppi erano ritenuti pericolosi vicino al campo sportivo lungo il fiume, qualcuno era anche caduto a causa del gelicidio, sono stati tagliati per motivi di sicurezza, è però scoppiata la polemica soprattutto sui social network. Tutto questo e molto altro nel TGL delle 19:30, naturalmente sul nostro sito liberta.it.